Bentornati al nostro consueto appuntamento con Medicina Regione Lazio. Incontriamo ogni giorno dei professionisti che vengono al nostro tavolo a raccontare quelle che sono le loro esperienze lavorative, le loro specializzazioni. Oggi siamo in compagnia del professor Edoardo Monaco, intanto benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto, come va professore? Bene, tutto ok, grazie. Bene, grazie, insomma la prima volta in radio. Sì, è la prima volta. Come va? Le piace l'ambiente? Molto, molto bello, sì. Bene, sì. Sono molto contenta. Allora, intanto sono davvero felice che lei quest'oggi sia nostro ospite, che sia qui con noi a parlare di svariati argomenti in realtà. Andiamo a parlare di quella che è la sua professione, ovviamente, quindi iniziamo subito così, perché dietro al dottore, dietro al professionista c'è comunque il lato umano, quindi a me interessa conoscere anche da quanto tempo è che svolge appunto questo mestiere, come ci sei avvicinato, ci racconti un po' di lei. Svolgo questo mestiere da 15 anni, mi sono specializzato come ortopedico nel 2006 e mi sono avvicinato a questo mestiere per realizzare il mio sogno, che è sempre stato questo, di fare l'ortopedico e soprattutto di occuparmi della chirurgia del ginocchio, degli sportivi, degli infortuni degli sportivi, che oggi è il mio lavoro e quindi per me è stato normale, non avevo altri obiettivi. Bene, quindi è stato facile, ecco. È riuscito ad unire poi passione e lavoro? Assolutamente sì. Bene, quanto tempo è che svolge il tutto ormai? 15 anni. 15 anni, sì. Beh, prima insomma ci sono stati gli studi e la specializzazione, come per tutti noi. Certo. Quindi facevo più o meno sempre la stessa cosa, però insomma dal 2006. Beh, complimenti, è il mio lavoro. Una carriera avviata. Sì. Allora, intanto mi stava accennando che ha avuto a che fare anche come medico nel mondo del calcio, quindi mi piacerebbe conoscere anche questa esperienza. Sì, anche questa era una delle mie passioni e quindi ho avuto la fortuna e l'opportunità di svolgere il ruolo di medico, di ortopedico con le nazionali giovanili di calcio e quindi ho seguito per tanti anni in particolare la squadra under 17 di calcio maschile, è stata un'esperienza bellissima, ho partecipato come medico a campionati mondiali, campionati europei, complimenti, tantissime partite, tantissimi viaggi, ho conosciuto da vicino molti dei giocatori che sono oggi i nostri idoli, quando erano ragazzi nella fase più carina, più bella della loro anche crescita umana oltre che calcistica e quindi quella è stata veramente un'esperienza che desideravo realizzare e che è stata veramente molto molto bella sia professionalmente ma anche da un punto di vista umano. Complimenti, immagino che anche a lei queste esperienze insomma l'abbiano arricchita particolarmente. Assolutamente, sì, moltissimo, a parte appunto la passione che comunque ho per il calcio e per lo sport anche personale oltre che professionale è stato veramente molto molto divertente, era anche una categoria di età appunto di un'età particolare dove i ragazzi sono ancora abbastanza, erano abbastanza carini, è un'esperienza divertente anche con i giovani da poter fare, certo. Non dico più che con i grandi, però insomma altrettanto appagante e divertente. Bene, per quanto riguarda qualche aneddoto, qualche ricordo migliore insomma che ha di queste esperienze da raccontarci. L'esperienza più bella in assoluto è stato un campionato mondiale Under 17 in Nigeria, in Africa, quindi in una situazione un po' critica da un punto di vista organizzativo, anche sanitario e medico, ma che come poi tutte le esperienze più sono difficili, più sono belle. Costruttive. Esatto, sì, costruttive. Sì, assolutamente. Purtroppo raggiungemmo soltanto i quarti di finale, quindi il risultato sportivo poteva essere migliore, ma è un ricordo nella mia vita umana, certo, e professionale indelebile. Bene, sono contenta di questo. Abbiamo parlato, grazie, di questa esperienza che insomma avevo piacere a far sì che diventasse ancora più importante, che le restasse ancora più nel cuore, soprattutto ai microfoni di Radio Roma, grazie, Capitale. Grazie. E andiamo a parlare poi in realtà di quella che è anche la sua specializzazione, andiamo a parlare delle lesioni del legamento crociato anteriore degli sportivi, quindi rimaniamo sempre comunque, certo, in questo tema, andiamo però a conoscerne e a far conoscere a chi ci ascolta qualcosa in più. Sì, questo è il tema un pochino che ha caratterizzato tutta la mia formazione, tutta la mia carriera e tutta la mia attività di medico e di ricerca universitaria, che è l'altra parte del mio lavoro, perché oltre a fare il medico all'ospedale Sant'Andrea insegno anche all'Università di Roma La Sapienza, perché il nostro è un ospedale universitario, sede della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza. E quindi io dedico la gran parte della mia attività a questo argomento, che è una, come tu sai e come molti ascoltatori sapranno, un infortunio molto molto frequente nel calcio, soprattutto tra i giovani,
e che sul quale dedichiamo veramente tantissima attività, soprattutto alla ricerca di tecniche sempre innovative per migliorare i risultati e per accontentare i nostri pazienti, con l'obiettivo di farli tornare allo sport e migliorare sempre di più. Anche perché è un settore in continuo aggiornamento, soprattutto mi stava appunto accennando le tecniche innovative che sono appunto nate. Di che cosa parliamo nello specifico? Nello specifico parliamo proprio recentemente, negli ultimi 2 anni ci siamo approcciati come primo centro in Italia delle tecniche di riparazione del legamento crociato anteriore. Storicamente, come tutti saprete e sapranno, l'intervento in caso di lesione del legamento si basa su una ricostruzione, cioè su un trapianto, prelevando dei tendini dal paziente e trasponendoli nel ginocchio al posto del legamento crociato anteriore. Ora, da un paio d'anni, stiamo eseguendo, soprattutto in casi selezionati, delle tecniche di riparazione, cioè salvare il legamento del paziente senza eseguire nessun prelievo, con un intervento che quindi diventa in un certo senso conservativo, che riporta il paziente ad avere il suo ginocchio con il suo legamento senza doverlo ricostruire con altri tessuti, con degli enormi vantaggi da un punto di vista della ripresa, della rieducazione e del ritorno allo sport. Bene, e i pazienti, insomma, che si sono rivolti a lei, che hanno beneficiato di queste tecniche innovative, appunto come le stava chiamando, quali sono stati i feedback, come si sono trovati? Benissimo. Sono tutti soddisfatti, stiamo portando avanti una casistica importante che pubblicheremo a breve con tutti i nostri pazienti operati, e sono tutti molto 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 soddisfatti. Praticamente trattiamo anche gli sportivi amatoriali come fossero professionisti, cerchiamo di operarli in pochi giorni e offriamo loro la possibilità di avere, quando è possibile, questa tecnica innovativa e alternativa, e fino ad oggi fortunatamente sono stati tutti molto molto soddisfatti e ci ringraziano, che poi è la cosa principale, esatto. La gratificazione principale. Esatto, e credo anche per voi, perché poi insomma io avendo esperienze anche in famiglia a livello medico so che se non c'è l'umanità, io poi mi baso molto a livello personale su questo, se non c'è umanità può essere anche la laurea insomma più importante di tutti, ma se non c'è umanità, anche soprattutto in quella che è la vostra professione, è difficile che ci siano poi anche dei rapporti interpersonali con i vostri pazienti. Assolutamente. Infatti. Ci proviamo, poi ecco, nel mio caso i pazienti sportivi sono comunque persone motivate, solitamente giovani, è anche abbastanza semplice legare e creare comunque un rapporto anche di confidenza e umano. Certo. Insomma, spero di riuscirci. Ma sì, beh, insomma, 15 anni già dicono qualcosa. Ci sono però anche delle categorie a rischio, quindi vorrei dare un focus che è importante anche su questo. Intanto, quali sono, quali ha riscontrato e come comportarsi? Per questo tipo di infortunio le categorie più a rischio sono le donne, le sportive, e i pazienti giovani adolescenti, quindi pazienti all'incirca sotto ai 20 anni, che proprio per questo loro essere a rischio necessitano di procedure chirurgiche aggiuntive a quella del solo legamento crociato anteriore. Anche su questo abbiamo una grande esperienza, tanti anni di attività e di pubblicazioni, e quindi purtroppo gli adolescenti, che sono da un certo punto di vista anche umanamente, come dicevamo, i pazienti più, quelli che suscitano più attenzione, più voglia di fare il meglio, sono anche i più a rischio. Per fortuna le metodiche chirurgiche ci sono, noi le applichiamo costantemente su questi pazienti per ridurre al minimo il rischio di rifarsi male, perché purtroppo sono una categoria a rischio per il secondo infortunio successivo al primo, che è un'evenienza che può, insomma, molto molto grave, soprattutto in caso di ragazzi giovani sportivi. Certo, assolutamente. E in questo caso, quando ci sono appunto queste categorie a rischio, come avviene il trattamento? Quindi come funziona? Il trattamento consiste nell'aggiungere una seconda procedura che si chiama plastica periferica sulla porzione esterna del ginocchio, quindi è proprio una procedura di aggiuntiva che serve a proteggere il legamento ricostruito e a abbassare in maniera significativa, da un punto di vista dei grandi numeri statistici, il rischio di rifarsi male, che
nella popolazione adolescenziale circa il 20-25%. Queste tecniche aggiuntive permettono di riportare il fallimento ad una percentuale simile a quella degli adulti, che si aggira tra il 3, il 4, il 5%. Bene, allora intanto siamo in conclusione di questa bella chiacchierata, è stato un piacere conoscere insomma anche i dettagli di queste informazioni che sicuramente avranno arricchito anche i nostri ascoltatori, e le chiedo infine quali sono i suoi progetti futuri, se ne ha, per quanto riguarda la sua professione. Progetti futuri è continuare così, riprendere una vita normale dopo il Covid, perché comunque per noi, che, per chi come me si dedica molto anche all'aggiornamento, alla ricerca, purtroppo i congressi, i corsi erano una componente importante della mia attività e per un po' abbiamo sospeso, e continuare con la mia vita, aiutare i pazienti, aiutare gli studenti. Bene. Per fare il mio lavoro sempre al meglio di quello Bene. Che posso. Grazie davvero di essere stato qui con noi, professore, è stato per me davvero un piacere averla nei nostri studi, spero che lei sia stato bene. Molto bene, grazie. Molto bene, allora lasciamo per chi ci ascolta ovviamente qualche contatto del professor Edoardo Monaco, che tengo a sottolineare e a ricordare, 339-5371-169, oppure il sito web www.edoardomonaco.info, Instagram prof.edoardomonaco, l'indirizzo mail edoardomonaco76@gmail.com, e Facebook prof.edoardomonaco. Lascio a lei invece la voce per quanto riguarda gli indirizzi di dove possono venirla a trovare. Sì, ricevo presso lo studio Fisiomedical Caravaggio in via dell'Accademia Peloritana 43 e presso la clinica Paideia in via Vincenzo Tiberio 46. È stato un piacere davvero, ancora grazie mille. Grazie. Per quanto riguarda noi torniamo a breve con nuove puntate della nostra rubrica Medicina Regione Lazio.